The moon shall be tinged with blood. The sun shall be obscured. The earth shall be covered by waters. And the brilliant stars shall fall from their sanctuaries in the heavens. Fire and smoke shall rise up until they reach the very sky. Warriors, e benvenuti per una nuova ed entusiasmantissima serie, questa volta su Blade of Darkness, Severange. Cioè Severange, Blade of Darkness, ma in realtà Severange è solo la versione, quella spagnola, non c'è nel resto del mondo, quindi lo chiameremo solo Blade of Darkness. Ok, detto questo, questo è un gioco che ho avuto la demo per tantissimo tempo durante la mia infanzia, il mio primo PC, quindi parliamo di quando stavo finendo le elementari, quindi tantissimo tempo fa in realtà, e non l'ho mai finito, non sono mai riuscito a completare il gioco principale, quindi ho detto, beh, andiamo a vedere com'è questo gioco, dato che è uno dei giochi da cui poi ha tratto ispirazione Dark Souls, quindi è il nonno di Dark Souls, potremmo definirlo. Quindi andiamo a vedere com'è. Bene, quindi vi presento qui davanti a voi i nostri quattro eroi, ovvero Sargon, l'eroe della mutua, Rodrek, Naglfar, il nano ubriacone, che è Rodrek, questo è Rodrek, Rodrek, Xena, la principessa guerriera, che qui ovviamente hanno chiamato per motivi di copyright, Zoe, e poi niente, questo è Conan. Che fa il figo lanciando i sassi. Ma anche nella versione del gioco si chiama Tukanam, il barbaro. Cioè non è caso, è un barbaro, quindi è Conan. E ha ora dei globi luminosi lì vicino. Fantastico. Comunque, tutti e quattro hanno un intro diversa, hanno una missione introduttiva diversa, ma poi alla fin fine tutti quanti hanno la stessa, diciamo, come possiamo dire, hanno la stessa avventura, hanno gli stessi posti da visitare. Quindi, dato che dobbiamo scegliere quale utilizzare tra Sargon, il nano, Xena e Conan, io direi che per motivi, diciamo, affettivi verso gli uomini che utilizzano armi a due mani, sono un po' gay in realtà, io direi di andare con Tukaram. So che molti di voi stanno tipo urlando Rodrek! Rodrek! Però io preferisco i tizi con le armi a due mani. Non ci posso fare niente. E poi in ogni caso ha 2 di attacco e 0 di difesa, quindi sarà un bel dito in culo, dato che la difesa è abbastanza importantina in questo gioco e questo uomo non ce l'ha. Neanche per niente. In realtà quella più difficile da usare sarebbe Zoe, perché ha 1 d'attacco e 0 di difesa. Mentre il nano dovrebbe avere 2 e 1, giusto? Yep, il nano è quello più forte di tutti. Quindi sarebbe la modalità più facile del gioco. Dopo viene il guerriero, poi il barbaro e infine lei, che è la più difficile da usare. Potrei anche usare lei. Però io adoro le armi a due mani, non ci posso federe. Ragazzi, è più forte di me, le armi a due mani. No, non mi serve il tutorial. Grazie, l'ho già fatto. Già praticato il tutorial. Grazie. The steps of Karakum have faded into the distance behind you, leaving only memories. These days of journey across the ancient tribal grounds have been like a dream. But now, before your very eyes, Kashgar, the mythical homeland of your ancestors. What mysteries, what fate awaits you in the shadows of its sacred moorings. Okay!
E ci siamo scordati di leggere una parte? Tipo, ecco, Kashgar, la medica terra dei tuoi... Ok, Conan, siamo in Cimmeria. O in Cimmeria? Era Cimmeria o Cimmeria? Cimmeria. Oh, vabbè, ma chi se ne frega. Andiamo nella terra degli antichi antenati di Conan e vediamo quali prodigi potrà mai portarci. Andiamo là. E là, prodigiose terre di Tukaram. No, di Cimmeria. Cosa avete per... Oh. Oh. Cosa sei tu? Sei un goblin. Oh, che carino. Vieni qui. E faffa. Cuore. Oh. Sì. Io pensavo fosse facile utilizzare questo robot. Cazzo, è da una vita che non gioco a questo gioco. Oh. L'hit point è una merda. Sì, e poi tanto per ricordarvelo potrete mangiare tutto. Crosta di pane, carne, formaggio. Ogni cosa guarisce a suo modo. Tipo, mi sembra che la crosta è quella che tipo guarisce di meno, mentre la carne è quella che guarisce più di tutto. Tipo 70 punti vita. Però poi ovviamente ci sono le pozioni che quelle guariscono un fottio parecchio di più. E poi ci sono altri goblin. Yeee! Double kill! Adoro questi poveri stronzi. Allora, dove dovrei andare? Di qua? Mi chiedo se posso farcela. Wait. Sì, però... Devi... No, no! Cazzo! Ok, ce la possiamo... Ma fa bene. No, 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 no. Ok. Quel posto non ha niente. Quel posto non c'è nulla. Non c'è assolutamente niente. Non vedete niente lì. Non c'è nulla. Silenzio. Non c'è una mazza là. Andiamo avanti. Andiamo avanti prima che mi incazzi come un bergillo. Ah, oh, ehi. Ci sono dei piccoli goblin. Vieni qui, piccolo goblin. No, e faffanculo. Yes. Oh, crosta di pane. Le adoro. Ah, salve. Yep. Yep. No. Yeah. Oh, yeah. Oh. Hey. Yes. Ho trovato un covo di satanisti. E le ombre vanno un po' come cazzo gli pare, a quanto sembra. Oh mio Dio. Vabbè, è un gioco degli anni 90, ragazzi. Non stiamo qui a tergiversare sullo sbergillo. Ci avrà tipo 14-15 anni questo gioco, quindi... Trattato come tale, eh. Dannazione. Sempre a fare i soliti sbergilli. Esiste lo sbergillo? Sarebbe una domanda interessante. Potremmo mandare tipo una lettera a Piero Angela con su scritto: Signor Piero Angela, lei sa se per caso nel mondo esiste lo sbergillo? Probabilmente riceverei un vaffanculo grosso come una casa dal signor Piero Angela. Però bisognerebbe anche sapere se tipo, la razza degli sbergigli esiste ancora. Non lo so, se poteste controllare, tipo andare su internet e digitare sbergilli. Sono rettiliani? Oppure sono i rettiliani ad essere sbergilli? Ok, per oggi basta internet, non ho visitato anche troppo.